Ciao a tutti, sono Federico Mecozzi, sono musicista, violinista, polistrumentista e compositore. E il mio approccio alla musica, il mio amore indescrivibile per la musica è nato prestissimo. È nato quando ero bambino, grazie prima di tutto al fatto che in casa mia si è sempre respirata tantissima musica. I miei genitori sono sempre stati grandi appassionati, grandi ascoltatori, per quanto non fossero, non siano musicisti. Per cui io già all'età di 5 anni ascoltavo musica di vario genere e in particolare ero già molto legato al cantautorato italiano, ad una figura in particolare allora come oggi, che era quella di Fabrizio De André, e forse devo a lui il mio primo approccio in senso attivo con la musica, perché appunto a 5 anni ho deciso di iscrivermi al primo corso di chitarra, ho deciso di imparare a suonare la chitarra sostanzialmente perché volevo imparare a suonare e cantare tutte le canzoni di De André. E così è stato, a dire il vero. E per cui ho deciso che avrei fatto nella vita il cantautore. Avevo questo progetto, quest'idea che poi in realtà è cambiata, però è rimasta centrale ovviamente l'idea della musica. Per cui la scintilla è stata sì, forse le canzoni di De André, il mio primo approccio con la chitarra. Dopodiché, a dire il vero, a 12 anni, quindi fino a 12 anni sono stato chitarrista e scrivevo le mie prime canzoni. All'età di 12 anni ho scelto di iscrivermi al conservatorio di Rimini, però un po' per caso, un po' per cambiare, un po' perché avevo anche altre figure di riferimento che erano quella di Mauro Pagani, quella di Angelo Branduardi, entrambi violinisti, polistrumentisti, violinisti, a loro modo, fuori dal normale, diciamo, dalla classica figura di violinista classico, mi hanno ispirato molto e ho scelto di provare il violino. Con il violino, devo dire, si è trattato poi di un amore a prima vista, tant'è che tuttora il violino è, se posso dire, il mio vero strumento. Detto ciò, ho in realtà sempre sentito l'esigenza di sentirmi polistrumentista, nel senso di avere la possibilità, in ogni momento in cui ne sento il bisogno, di cambiare mondo, per cui di cambiare strumento. Ad oggi suono molto anche il pianoforte, ho mantenuto il mio rapporto con la chitarra, e questo perché ho sempre bisogno di avere una visione più ampia e totale possibile della musica, che offre infinite opportunità. Ho studiato anche direzione d'orchestra, è un tipo di esperienza, di attività che mi piace molto perché ti offre una visione ancora differente della musica. Di fatto l'orchestra diventa come uno strumento da suonare ed è una cosa bellissima. Come con gli strumenti in generale, in tutto il panorama di generi musicali, anche se poi è un termine che non mi è mai piaciuto, diciamo che mi è sempre piaciuto ascoltare ogni forma di musica, veramente dalla musica classica, alla musica leggera, al pop, alla musica etnica, all'elettronica, al cantautorato. E quindi nel mio bagaglio ci sono un po' tutti questi mondi, e un approccio veramente molto aperto e privo di pregiudizi verso tutto l'universo musicale, che è infinito. Ovviamente, se dovessi scegliere un solo strumento, di fatto mi sento assolutamente un violinista, anche perché il violino è uno strumento che credo non permetta a chi lo suona di essere trattato da secondo strumento, nel senso che è anche uno strumento molto impegnativo, che richiede, come tutti gli strumenti, però il violino ha delle difficoltà che richiedono una dedizione continua, quotidiana, e
Quindi di fatto ti cattura, cattura la tua anima. E non a caso ci sono leggende, storie sul fatto che il violino sia lo strumento del diavolo. E perché è un po' così, devi fare un patto con il violino. Per cui ogni giorno devi dedicargli del tempo e ogni giorno curare il suono, curare l'intonazione, curare la tecnica. Ed è un rapporto di studio, di scoperta infinito. E per cui per forza di cose il violino è il tuo strumento. Se sei un violinista e tutti gli altri vengono dopo. La musica per me è qualcosa di una potenza molto difficile da descrivere, però io ho l'idea abbastanza chiara di cosa deve essere per me la musica. Per me deve essere una forza, un'energia, di fatto è una vibrazione, quindi nasce proprio in senso fisico come vibrazione. Il più possibile lo scopo della musica, anche in quello che io cerco, quando scrivo, quando compongo, è che la musica possa arrivare direttamente al cuore, all'anima, passando dal corpo, possibilmente passando il meno possibile dal cervello, nel senso che più la musica contiene qualcosa di immediato, qualcosa di... che non ha bisogno di essere filtrata, compresa dal cervello per essere apprezzata, ma che arriva direttamente alla pancia, direttamente ad una sensazione, ad una suggestione emotiva forte. Allora più è così, più secondo me la musica funziona. Ad esempio, il problema, purtroppo, di alcuni momenti della musica classica, che poi è a dire il vero la mia base ed è un universo che io adoro e credo sia in fondo la base di tutta la musica. A volte ci sono episodi forse di una difficoltà di comprensione un po' più elevata che richiede dei filtri mentali, che sono quelli appunto della preparazione, dello studio, proprio da parte dell'ascoltatore. E questo forse è il limite che impedisce a un certo tipo di musica classica di arrivare ai più, di arrivare ai giovani, di arrivare a chi non ha una formazione che permetta di apprezzarla appieno. Dopodiché ci sono altri episodi della musica anche colta, appunto, della musica classica, che sono talmente perfetti e talmente immediati da arrivare senza nessun tipo di filtro a tutti. La mia musica nasce a livello proprio di ispirazione creativa in svariati modi. Non c'è mai una regola, non c'è un momento preciso, anche se forse se devo pensare ad un momento della giornata in cui forse è più facile che arrivi l'ispirazione è quello notturno, è il momento in cui ci si raccoglie di più con se stessi, si riesce a dialogare con se stessi, perché io penso che la musica che scrivo, come ciascuno che scrive musica, in un certo senso vada a descrivere qualcosa che si ha l'esigenza di tirar fuori da dentro di sé, e quindi forse il momento notturno funziona di più in quel senso. Però l'ispirazione può arrivare, nel mio caso, in tante volte è arrivata grazie ai viaggi. Grazie all'opportunità che ho sempre avuto di viaggiare tantissimo in giro per il mondo per concerti e sicuramente quel tipo di esperienza ti apre talmente tanto la mente che ti permette di scovare fonti nuove di ispirazione e che si avvertono poi nella musica che ne esce. Però, ad esempio, in quest'ultimo triste periodo di lockdown, sono riuscito a trovare degli spunti creativi anche stando a casa, che forse anzi rispecchiano proprio questo momento in cui è stata più importante l'immaginazione, l'immaginare quello che non si poteva più fare, non si poteva più vedere,
e quindi di sicuro si è tradotto in forme musicali differenti da cose che invece sono nate appunto viaggiando. Però sì, il viaggio sicuramente è una grandissima fonte di ispirazione per me. La mia opportunità di viaggiare tanto, come dicevo, nasce dai concerti, in particolar modo da 12 anni a questa parte, grazie ad una collaborazione meravigliosa e molto duratura, appunto, che è quella con Ludovico Einaudi, che io ho incontrato 13 anni fa, a Verucchio, in un paese vicino a Rimini, in cui abitavo, in cui si tiene tuttora un festival musicale molto importante, che Ludovico ha diretto per tantissimi anni, e ci siamo incontrati in quel contesto. E qualche tempo dopo, per la prima volta, mi ha contattato chiedendomi di partire per la tournée che stava preparando, e per me è stato l'inizio di qualcosa di incredibile, non solo perché già allora io ascoltavo tanto la sua musica e lo adoravo, perché è nato un rapporto sia a livello umano speciale con lui e con tutto il gruppo di cui faccio parte, che è fatto non solo di musicisti, ma anche di tecnici, di produzione, ed è una grande famiglia con cui da anni giriamo appunto il mondo. E poi inutile dire che quello che artisticamente mi ha offerto e mi continua ad offrire tutta questa esperienza è qualcosa di inequiparabile, perché c'è sempre da imparare, c'è tanto da imparare da un maestro come lui, e dal fatto di avere la possibilità di trovarsi su palchi importantissimi in tutto il mondo, che sono dei templi della musica. Penso alla Royal Albert Hall, piuttosto che alla Sydney Opera House, Filarmonie di Berlino, tantissimi luoghi che sono sacri e in cui trovarsi è qualcosa di emozionantissimo, specialmente con un pubblico calorosissimo che ci si trova davanti. Quindi è stata una crescita incredibile, più una possibilità appunto di scoprire davvero il mondo, non da turista, perché siamo comunque sempre in giro per lavoro, anche se la musica è molto di più di un lavoro, però c'è comunque questa opportunità di conoscere, di scoprire, di respirare aria diversa, di mangiare cibi diversi, di incontrare culture musicali, culture in generale diversissime. Per cui sì, indubbiamente questa collaborazione con Ludovico è qualcosa di meraviglioso. Per concludere, come prendo il caffè? Allora, la tazza è qui. Io sarò anche forse poco ortodosso, però la mattina, se mi trovo a casa mia, sono solito fare il caffè con la moca e versarne una quantità abbondante in una tazza come questa. E poi chiedo scusa appunto per i cultori veri del caffè, però annacquarlo leggermente. Quindi imitare un po' il caffè americano, che è quello che poi invece, se mi trovo in giro, se mi trovo in albergo, insomma altrove, la mattina possibilmente ordino, perché mi dà questa sensazione, insomma, di risveglio maggiore, di inizio, però come fosse, insomma, un momento importante che deve essere anche lungo rispetto al bere un espresso. L'espresso però invece è abitudinariamente quello che prendo dopo pranzo, invece, quindi ci sono questi due momenti. Il caffè della mattina però è in tazza grande.